Alleluia. Vogliamo insieme prendere la parola del Signore, aprire nel libro di Isaia. Alleluia. Isaia capitolo 46. Alleluia. Leggiamo. Leggiamo tutto il capitolo. Alleluia. Isaia 46, verso 1 dice: Bel è caduto, Nebo è crollato, i loro idoli sono portati via su bestie da soma e su giumenti. Le cose che voi trasportavate sono caricate come pesanti fardelli per le bestie affaticate. Sono crollati, sono caduti insieme, non hanno potuto salvare il carico, ma essi sono stati ma essi stessi sono andati in cattività. Ascoltate, mio casa di Giacobbe, e tutto il residuo della casa di Israele, che siete stati da me sorretti fin dalla nascita, che siete stati portati fin dal grembo materno. Fino alla vostra vecchiaia io sarò lo stesso. Voglio ripetere questo. Fino alla vostra vecchiaia io sarò lo stesso. Dio non cambia mai. Dio è lo stesso. Alleluia. Io vi porterò fino alla canizie. Io vi ho fatto e io vi sosterrò. Sì, io vi porterò e vi salverò. Alleluia. A chi mi vorreste assomigliare e uguagliare? A chi mi vorreste paragonare? Quasi fossimo simili. Costoro profondono l'oro dalla borsa e pesano l'argento con la bilancia, pagano un orafo perché ne faccia un dio, poi gli si prostrano davanti e l'adorano, se lo caricano sulle spalle lo portano, lo mettono sul suo posto e la rimane, dal suo posto non si muove più, anche se uno grida a lui non risponde e ne lo salva dalla sua sventura. Ricordate questo e mostratevi uomini, richiamatelo alla mente, o trasgressori. Ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio. Alleluia. E non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me. Alleluia. Che annuncio la fine fin dal principio e molto tempo prima le cose non ancora avvenute. Che dico il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Che chiamo dall'est un uccello da preda e da una terra lontana l'uomo che seguirà il mio disegno. Sì, ho parlato e farò avvenire. Ne ho formato il disegno e lo eseguirò. Ascoltatemi, ostinati di cuore, che siete lontani dalla giustizia. Io faccio avvicinare la mia giustizia e non è lontana. La mia salvezza non tarderà. Porrò la salvezza in Sion e farò vedere la mia gloria a Israele. Alleluia. Grazie a Dio per la sua parola. Prima di accomodarvi, stringiamoci la mano gli uni con gli altri nei dintorni e diciamo: il Signore ci mostrerà la sua gloria. Amen. Amen. Alleluia. Signore vi benedica, potete stare comodi. Alleluia. Sono grato a Dio per quello che il Signore sta facendo in Toscana. Amen. Non sono soddisfatto, ma sono contento. Amen. Alleluia. È semplicemente meraviglioso quello che il Signore fa a suo tempo. Noi lavoriamo, seminiamo e il Signore fa crescere. Amen. Alleluia. E sono veramente grato a Dio e grato alla mia famiglia per il sostegno che mi danno. Alleluia. Ogni tanto quando ho le ruote sgonfie, mia moglie si preoccupa di portarmi da gommista. Amen. Alleluia. Il Signore ci mostrerà la sua gloria. Alleluia. Il
capitolo che inizia, il titolo che inizia il capitolo dice: la misera fine degli idoli di Babilonia è il vero Dio. Alleluia. Bel è caduto e Nebo è crollato, perché hanno portato, cercavano di portare sulle proprie spalle degli idoli. Alleluia. Quelli che sono chiamati dei di fasulli non possono darci la salvezza. Alleluia. E il nostro mondo oggi è pieno di idoli fasulli. È vero? Amen. Alleluia. Vediamo le processioni di ogni tipo, di ogni genere, feste ogni giorno. Basta guardare il nostro calendario e vedere che il mondo è pieno di così chiamati, di santi e di idoli. Ma la Bibbia dice che quelle cose non possono cambiare la nostra situazione. Alleluia. Quegli idoli, quei dii, non sono in grado di cambiare una sola virgola nella nostra vita. Alleluia. Né in positivo e né in negativo. Anzi, se proprio vogliamo, la Bibbia dice che l'idolatria è culto ai demoni. Alleluia. Quindi può cambiare, ma certamente in modo negativo. Alleluia. La Bibbia dice che gli idolatri non entreranno nel regno dei cieli. Alleluia. Io non voglio essere un idolatra, non voglio piegarmi davanti a una statua di gesso, di legno, di oro o di argento, ma voglio piegarmi al Re del Re e il Signore dei Signori, il vero e solo unico Dio. Alleluia. Colui che è in grado di cambiare la mia vita, colui che è in grado di guarirmi e cambiare la mia situazione. Alleluia. 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 Gloria al nome del Signore Gesù. Alleluia. Quegli idoli sono crollati, sono caduti insieme, non hanno potuto salvare il carico e loro stessi sono andati in cattività. Ascoltatemi, o casa di Israele, tutto il residuo della casa di Israele, che siete stati sorretti dalla nascita e portati fin dal grembo materno. Questo è il Signore che parla, dice: fin dalla vostra vecchiaia io sarò lo stesso. Da quando noi siamo nati a quando noi saremo vecchi, Gesù non cambia mai. Alleluia. Non credere di stare seduto in un banco, di girarti i pollici e pensare che Dio sia in grado di cambiare la tua vita se tu non decidi di essere cambiato. Alleluia. Conosco persone che vogliono cambiare la loro condizione, non hanno un lavoro. Sapete cosa fanno per avere un lavoro? Stanno a casa. Avete sentito le notizie, pastore? Che ormai i giovani non cercano più lavoro. Amen. Pensate che il lavoro arrivi a casa vostra? C'è un lavoro per te oggi. Pensate che funzioni così? Non funziona così. Non funziona così. Se la mattina non decido di mettermi in macchina e fare qualche chilometro e suonare qualche campanello, non si porta nulla a casa, non si mangia. Alleluia. Ma io conosco il Re dei Re, io conosco il Signore dei Signori, che è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lui ha promesso che sarebbe stato con me oggi e ha promesso che sarà con me fino alla fine dei giorni. Alleluia. Se Lui lo ha promesso, Lui lo farà. Alleluia. Non devo avere alcun dubbio nella mia mente, non devo avere alcun dubbio nella mia vita, perché Lui è il Re dei Re, Lui è il vero Dio, Lui è il Signore dei Signori e nessuno è come Gesù. Alleluia. Nessuno è come Gesù. Lui ha promesso che mostrerà la sua gloria ad Israele. E Lui lo farà. Alleluia. Sapete chi è Israele? Siamo noi. Amen. Siamo noi Israele. Fratelli, sorelle, Dio ci ha promesso che mostrerà la sua gloria. E Lui lo farà.
subito dopo la conferenza stavamo preparando per tornare. A proposito, grazie a Dio per la meravigliosa conferenza. Io sono stato più che benedetto. Grazie a Dio per Martina. Amen. Alleluia. Mi sono fermato, ero con la mia famiglia, mi sono fermato davanti al pastore, davanti alla sorella arcidiacono, e ho detto loro: non vi fermate. È vero, sorella? Sapete, quello che la Chiesa in Italia sta facendo non fa piacere al diavolo. Il diavolo è scocciato di tutto questo, sorella arcidiacono. E il diavolo vorrebbe fermarci. Amen. Ma la Bibbia dice: più grande è colui che è in noi che colui che è nel mondo. Alleluia. Probabilmente la tempesta sarà ancora più ardua, pastore. Ormai più scuri mezzanotte non può fare. Qualcuno mi ha detto: può fare, può fare. La tempesta sarà più pesante, la battaglia sarà più dura, sorella arcidiacono, ma non dobbiamo mai fermarci. Sai perché? Perché Dio è con noi. Alleluia. E ne abbiamo avuto dimostrazione alla conferenza, che siamo nella volontà di Dio. Alleluia. Solo questo dovrebbe farci stare tranquilli e sereni come il popolo di Israele davanti al Mar Rosso. Erano tranquilli e sereni, vero? La cosa, quando leggo la Bibbia, la cosa che a me piace parecchio è, una delle cose che a me piace parecchio è quello di immedesimarmi nella scena. Per noi è molto semplice perché conosciamo la fine della storia, ma proviamo a metterci nei panni del popolo di Israele, che da dietro vedevano la nuvola che alzavano l'esercito di Egitto, e davanti il mare. Dicevano a Mosè: Mosè, dove ci hai portati? A morire nel deserto? Amen. Alleluia. Ma Mosè sapeva con chi aveva a che fare. Alleluia. In un batter d'occhio si aprì una strada dove non c'era una strada. Alleluia. Gloria al nome del Signore Gesù. Questo è quello che Dio è in grado di fare se noi ricerchiamo la sua faccia. Se noi abbiamo fiducia in Lui, se noi ci affidiamo a Lui. Vi voglio portare una piccola storia che ci è accaduta qualche mese fa. A me. Dovevamo andare al servizio a Lucca. E il sabato, noi abbiamo servizio ogni domenica mattina a Lucca. E da casa nostra, per arrivare a Lucca, c'è un'oretta di strada. Sabato sera ho detto a mia moglie: Laura, abbiamo appena i soldi per il gasolio per andare a Lucca. E non voglio fare magre figure con il gestore dell'albergo. Preferisco non chiedergli di rinviare il pagamento della sala. Non avevamo i soldi per pagare la sala. Mia moglie, quando sta in silenzio, vuol dire che sta confabulando qualcosa nel cervello, ha detto: non chiamare nessuno, ora vediamo. A me, qualche ora dopo, ho detto: allora chiamo nell'albergo, chiamo, mando il messaggio ai fratelli e dico che domenica facciamo vacanza. Non prendetemi per uomo di poca fede. In certe scarpe bisogna trovarsi. Credetemi, in certe scarpe bisogna trovarsi. Mia moglie ha detto: noi andremo al servizio, in qualche modo si farà. Vabbè, signor sì. La domenica mattina siamo andati a Lucca, grazie a Dio abbiamo avuto un buon servizio. Felici, contenti, i fratelli africani che danzano. Amen. Finito il servizio, comincia a diventare dello stesso colore della tua maglia, sorella.
perché il problema era ancora lì. Abbiamo guardato il cestino dell'offerta e l'ho richiuso. Lasciamo fare. E come si suol dire, come diciamo noi a Catania, con le cagure a mezzalanghi, con le ali basse, sono andato alla reception, ho detto Alberto, non al fratello Alberto, si chiama Alberto quello della reception, ho detto devo pagare, lui mi guarda, lui è etiope, devo pagare. Nel frattempo lui mi allunga la ricevuta. Fa, dice, è pagato? No, ho detto Alberto, devo pagare. Ho capito, è pagato. Una sorella che viene lì da voi in chiesa è passata all'uscita e ha pagato la sala. Credimi pastore, sono rimasto di stucco. Per qualcuno può essere qualcosa di insignificante, per me è stata una risposta da parte di Dio. Se tu fai quello che c'è da fare, io sarò con te. Nell'impossibilità, pastore, Dio fa la differenza. Alleluia. Se noi restiamo fedeli a Dio, le cose cambieranno in modo meraviglioso. Alleluia. Potrei raccontarvi diverse cose che ci sono accadute negli ultimi anni. Se noi restiamo fedeli a Dio, Lui ci benedice. Lui è il vero Dio. Alleluia. Il popolo di Israele era così testa dura a voler servire agli dèi che non avevano la minima cognizione del fatto che loro stessero adorando delle statue. Alleluia. Ma volta dopo volta il Signore era lì a tirarli fuori dai problemi, dalle difficoltà. Alleluia. Dio vuole mostrare la sua gloria ad Israele. Dio vuole mostrare la sua gloria al suo popolo. Ma dobbiamo restare fedeli. Dobbiamo ricercare la sua faccia. Le perplessità ci sono e ci saranno sempre. Io ho dubbi, pastore, ogni tanto. Ogni tanto guardo il cielo e dico, wow, pioverà? Ci sarà il sole oggi? Ma so che Dio è lo stesso. Lui ha promesso che sarebbe stato con noi nella nostra vecchiaia e ci porterà fino alla canizia. Lui ci sosterrà, Lui ci porterà e ci salverà. Quando Dio chiamò Abramo, Abramo rispose, eccomi. Dio gli aveva chiesto Isacco, il figlio della promessa. E io sono più che certo che Dio, che Abramo non capisse il senso, ma non rimase lì a questionare con Dio. A me non credo. L'unica cosa che per arrivare al luogo impiegò più del tempo dovuto. Ma quando arrivò al luogo e Isacco chiese a suo padre, c'è il fuoco, c'è l'altare, c'è la legna, ma dov'è il sacrificio? Abramo era certo che il Signore avrebbe provveduto. Abramo era più che certo che il Signore avrebbe provveduto. Alleluia. E il Signore ha provveduto. Alleluia. C'era una donna, la donna dal flusso di sangue. Questa storia è meravigliosa. Lei sapeva che se solo poteva toccare il lembo della veste di Gesù, sarebbe stata guarita. Alleluia. Ed è così, così semplice il principio, pastore. Così semplice e bello allo stesso tempo. Martina, puoi venire qui per favore? Tu. Io. Vieni, vieni. Sali questo. Alleluia. Le
Lei è mia figlia. Si vede, vero? Alleluia. Questa donna nella condizione peggiore. Lei era malata da anni e nessun medico era in grado di guarire. Alleluia. Ma nella sua mente sapeva: se solo riesco a toccare il lembo della sua veste, se solo riesco a sfiorare Gesù, sarò guarita, la mia condizione può cambiare. Sapete perché? Perché lei sapeva che Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Sapeva che Gesù non cambia mai. Puoi trovarti nella condizione peggiore, puoi trovarti con il peccato più grande, ma sappi che Gesù è in grado di cambiare, di cambiarti. Sappi che Gesù è in grado di guarirti. Sappi che Gesù è in grado di salvarti. Alleluia. Gesù non cambia mai. Lui è il vero Dio. Alleluia. E nella condizione più bassa, lei riuscì a toccare il lembo della veste di Gesù. Senti che ti tocco il vestitino? Lo senti? No. Non lo puoi sentire. Non devi sentirlo. Pensate, la Bibbia dice che Gesù era attorniato da centinaia di persone. Qualcuno riuscì a toccare il lembo della sua veste. Ad un certo punto lui si fermò, disse: qualcuno mi ha toccato. Signore, qualcuno ti ha toccato? Ma qui c'è una moltitudine dietro di te. Qualcuno mi ha toccato. Virtù sono uscite da me. Alleluia. Vedete, quando noi adoriamo il Signore con il nostro cuore, quando noi crediamo che Lui è, noi stiamo toccando la sua faccia, noi stiamo cercando la sua faccia, il Signore non può fare a meno di rispondere. Il Signore non può fare a meno di fermarsi, pastore, e dire: cosa c'è? Cosa vuoi che io ti faccia? Alleluia. Alleluia. E quando quella donna toccò il lembo della veste di Gesù, fu guarita. Gesù ha promesso che sarebbe rimasto con noi, sorella. Alleluia. Io sono più che certo che la nostra chiesa vedrà la gloria di Dio, sorella. Alleluia. Se restiamo uniti, se restiamo uniti, se ognuno di noi fa la propria parte, Dio benedirà, pastore, la nostra chiesa. Benedirà questa chiesa dal nord al sud, dall'est all'ovest. E non è solo un cantico. È quello che avverrà. Io ci credo. Ne sono più che convinto che avverrà. Alleluia. Quello che è successo oggi qui, pastore, è semplicemente meraviglioso. Alleluia. È semplicemente l'inizio di quello che Dio sta iniziando a fare nella nostra nazione. Alleluia. Si apriranno chiese su chiese. Alleluia. Verranno da tutte le parti, da tutte le nazioni. Questo è quello che dice la Bibbia. Alleluia. Non importa quello che scrivono, quello che mettono su YouTube. Noi abbiamo risveglio. Alleluia. C'è risveglio, pastore. Io lo vedo. Se non lo vedi, non è il problema di Dio, è il tuo problema. Se non senti la presenza di Dio, non è il suo problema, è il tuo problema. Dio è lo stesso. Dio è lo stesso. Alleluia. Gloria al nome del Signore Gesù. Ricordate questo e mostratevi uomini. Ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio e non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me, dice il Signore. Alleluia. Nessuno. Alleluia. Che
annuncio la fine del principio e molto tempo prima le cose ancora avvenute, che dico al mio piano, sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. E questo è quello che noi dobbiamo preoccuparci, trovarci, farci trovare a fare quello che piace a Dio, a me. Fratello, sorella, non corriamo il rischio di fare quello che piace a noi. Che se facciamo quello che piace a noi, non stiamo servendo Dio. Abbiamo bisogno di fare quello che piace a Dio. Dobbiamo essere trovati a fare quello che piace a Dio. Dobbiamo essere là dove Dio vuole che noi siamo. Alleluia. Così come ho detto, sicuramente Abramo avrà avuto chissà quante domande nella sua testa. Ma il Signore prima mi dà un figlio e poi me lo toglie? Boh. Ci sono una delle storie che mi affascina di più nella Bibbia, è la storia dei tre giovani ebrei, gli amici di Daniele, Sadrach, Mesach ed Abednego. Nessuno di noi ci piacerebbe essere buttati dentro una fornace ardente, vero? Qualche giorno fa, con mia moglie, siamo stati in vacanza a casa sua. Abbiamo deciso di accendere il barbecue. Abbiamo comprato qualcosa da arrostire, solo che non trovavamo gli arnesi per usare il barbecue. Allora prendevo quello che dovevo arrostire con le mani e lo rigiravo con le mani. Bruciavano le dita. Pensate essere buttati in una fornace ardente, sorella. Non ci voglio neanche pensare. Ma mi piace l'atteggiamento, l'attitudine dei tre giovani ebrei. Sappi, o re, che noi non ci piegheremo alla tua statua. E il nostro Dio è potente a liberarci. Quanti di noi abbiamo questa convinzione? È preoccupante la cosa. Se solo 4-5 abbiamo questa convinzione. Se solo 4-5 abbiamo questa certezza, quanti di noi siamo certi che Dio provvede? Continuo a vedere mani non alzate. Quanti siamo certi, abbiamo la certezza che Dio provvede? Alleluia! Alleluia! A volte siamo così bravi a legare le mani a Dio. Amen. Sappi, o re, che noi non ci pregheremo alla tua statua. E il nostro Dio è potente a liberarci. Ma anche se non dovesse farlo, in qualunque caso noi non ci piegheremo, noi non adoreremo la tua statua. Alleluia. Sapete tutti la storia? Una volta abbiamo fatto anche una scenetta qui in chiesa. Vero? I tempi che furono. Forse c'era anche il fratello Alberto, non mi ricordo che. Io c'ero sicuro. Alleluia. Arrivò il momento, non si piegarono, ci fu il suono della tromba, non si piegarono, e Nebucodonosor disse: ok, mettetela 7 volte più alta la temperatura di quanto di solito si accende e gittateli dentro. La Bibbia dice che gli uomini che gettarono i tre giovani ebrei morirono dalle fiamme che uscirono. E con gli occhi sbalorditi del re Nebucodonosor buttarono 3 uomini dentro la fornace e ne videro 4. Ci sono altri 3 giovani ebrei qui?
Tre giovani ebrei, dai. Davide. Francesco. Alleluia. Girate intorno. Girate intorno. Girate, girate, uno dietro l'altro. Alleluia. C'erano tre giovani ebrei che giravano intorno alle fiamme e un quarto che girava insieme a loro. Alleluia. E tutti sbalordirono. Ma ne erano tre? Come mai adesso sono quattro? E uno era simile a un figlio di Dio. Alleluia. Vedete, se noi restiamo fedeli a Dio, se noi siamo certi che il Signore provvede, il Signore provvede. Se noi preghiamo e diciamo, Signore guarisci, ma nella nostra mente, nel nostro cuore non c'è la certezza, il Signore non guarisce. Se noi preghiamo sapendo che il Signore guarisce, il Signore guarisce. Se noi preghiamo che il Signore provvede, il Signore provvede. Alleluia. Io non so quale sia il tuo bisogno, ma so che il Signore è in grado di farlo, è in grado di soddisfare il tuo bisogno se tu credi. Il Signore è in grado di provvedere se tu credi. Il Signore è in grado di guarire se tu lo credi. Il Signore è in grado di salvare se tu lo credi. Il pastore ha detto, no, ognuno di noi siamo in grado di incontrare persone che magari altri non saranno mai in grado di incontrare. Ed è vero. Ma se tu non credi che può essere lo strumento di salvezza, chi porterà la parola di Dio? Ma tanto lui non accetterà mai il Signore Gesù. E chi te lo ha detto? Hai la sfera magica a casa? Riesci a conoscere il futuro? A volte noi ci parlavo con qualcuno qualche tempo fa e sono andato da un tizio, ho parlato con lui, ho provato a parlare con lui di Gesù, ma è tutto tatuato. E allora? E allora? Dove sta scritto nella Bibbia che i tatuati non possono essere salvati? La salvezza è per tutti. Dio è lo stesso per tutti. Alleluia. Diceva il pastore qualche giorno fa, ho conosciuto un ragazzo che è un evangelico, si professa essere evangelico. È il barbiere dove io vado a tagliarmi i capelli, all'Astrassegna. Lui si chiama Matteo. Sapete una cosa? Tutto potevo aspettarmi, ma tranne che fosse un evangelico. Anche lui è tutto tatuato e ha anche il piercing in mezzo alla lingua, quando parla, parla così. Pensate che lui non possa essere salvato? Alleluia! Certo che può essere salvato, ma chi porterà la parola di Dio a lui? Lo farà fratello Nino Allia? Che abita a Mister Bianco, penso, non più, una volta. Lo farà il fratello Presti Filippo che abita a San Gregorio, penso. Amen. Ognuno di noi siamo in grado di raggiungere qualcuno. Ci sono i nostri parenti che sono perduti. Dio è lo stesso. E non diciamo, i miei parenti su Tindi. I nostri parenti sono delle anime che hanno bisogno di Gesù. Gli idoli non sono solo le statue. Gli idoli possono essere il nostro carattere. Gli idoli possono essere il nostro lavoro. Sai, pastore? 3 anni dopo che ci siamo trasferiti, ho conosciuto una bravissima persona. Una persona che lavora nel mio settore. Lui è responsabile di una grossa e importante azienda del settore dentale.
un'azienda svizzera. E lui si chiama Alberto pure. Ed è una delle più belle persone dal punto di vista morale che abbia mai conosciuto. Lui è di Cuneo. Mi ha detto: Salvo, tu sei siciliano, vero? Così dicono, così dicono. Si è liberato la mia stessa posizione per la Sicilia. E allora? Ma io avrei proposto il tuo nome all'azienda, al direttore generale. Guarda che lavorare con noi nella mia posizione, lui mi diceva, è come fare 6 a Superenalotto. Auto aziendale, stipendio fisso, ma stipendio. Bello stipendio. Telefono, carta di credito, provvigioni sul venduto che gli altri fanno. Allora, che ne dici? E che ti devo dire? Mi sono ricordato che c'era uno dei nostri giovani della chiesa locale, di qui, di Catania, che era in cerca di lavoro. E l'ho proposto a questo giovane. Ho detto: guarda, ti do il numero di telefono di questa persona, contattalo. È come se fossi io. Non so poi cosa sia successo, ma non credo che sia andato a lavorare per lui. Amen. Cercare la faccia del Signore. Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dio non mi ha mandato in Toscana per cambiare lavoro. Se era per il lavoro che fosse andato in Toscana, sarei rimasto con mio padre a lavorare. Vero papà? Sarei stato molto meglio dal punto di vista economico. Ma io so, pastore, che Dio non cambia mai. Lui ha promesso che sarebbe stato con me e Lui sarà con me. Me lo ha già dimostrato nelle grandi cose e nelle cose più piccole. Alleluia! Gloria al nome del Signore Gesù. Il capitolo finisce in un modo meraviglioso per quanto mi riguarda. Lui dice, verso 13, dice: io faccio avvicinare la mia giustizia e non è lontana, la mia salvezza non tarderà. Porrò la salvezza in Sion e farò vedere la mia gloria all'Israele. La salvezza di Dio è dietro l'angolo. Non abbiamo bisogno di urlare, di portare pesi. La differenza tra un idolo e Dio è che l'idolo abbiamo bisogno di caricarlo sulle nostre spalle, pesi su pesi, mentre Dio ha caricato sulle sue spalle i nostri pesi. Alleluia. Io non ho bisogno di portare un altro peso. Ho bisogno di andare semplicemente a Gesù, cercare la sua faccia, cercare il lembo della sua veste, e so che il Signore ci salverà. So che il Signore mostrerà la sua gloria. Alleluia. Qualche giorno fa parlavo con uno dei nostri ragazzi della chiesa di Catania e mi ha detto una semplice parola. Ha detto: nei momenti più tristi, nei momenti quando ero proprio giù, l'unica cosa che mi ha fatto e che non ho mai tralasciato è quella di non smettere mai di pregare. Quella di non smettere mai di cercare la faccia di Dio. E quello è il segreto della tua riuscita. Questo è il segreto della mia riuscita. Alleluia. Perché se quando le cose non vanno come noi vogliamo, decidiamo di gettare la spugna, abbiamo perso la nostra salvezza. Amen. La Bibbia dice, pastore,
chi ha messo la mano all'aratro e si volta indietro non è adatto al regno dei cieli. L'ultimo che si è voltato indietro, nonostante l'angelo di Dio ha detto di andare avanti, non voltarsi, fu la moglie di Lot. E ha fatto una brutta fine, vero? Amen. Io sono più che certo dentro di me, nel mio cuore stasera, che qui c'è qualcuno che ha bisogno di spostare, o meglio, togliere idoli dalla propria vita. E non sto parlando di statue. La Chiesa di Dio andrà avanti con me o senza di me. Non è Dio ad aver bisogno di me, sono io che ho bisogno di Dio. Io senza Dio non sono niente, meno di zero. Ma con Dio ogni cosa è possibile. Alleluia. Io credo, pastore, che questo è quello che stasera Dio voleva che noi ascoltassimo. Perché tu hai detto stasera che Dio è in grado di fare ogni cosa. Ma se lo lasciamo fare. Fratello, cosa mi vuoi dire? Che Dio non farà risveglio se noi non facciamo la nostra parte? Dio il risveglio ce lo darà, con noi o senza di noi. Amen. La differenza è se vuoi essere parte del risveglio o non fare parte del risveglio. Perché quando sento che, ma tanto si parla di risveglio ma non c'è crescita, o sei cieco, o non riesco a capire cosa intendi per crescita. Ieri c'era una piccola discussione su Facebook. Gli anni 80 non è successo nulla. Beh, nel 93 abbiamo avuto la conferenza a Bologna, la videocassetta, eravamo 300, più o meno, forse neanche 300. Beh, quando andiamo a fare le confraternite nel nord-est, siamo 300, 350. Le confraternite, non è crescita questa? Cos'è? Abbiamo adesso 42 punti di predicazione in Italia, quando prima ce n'erano due o tre. Non è crescita questa? Cos'è? E siamo solo all'inizio. Alleluia. Fratello Anderson, quando ha fatto mettere tutti davanti con le sedie, i predicatori, alla conferenza, mi ha fatto paura, perché mi ha puntato il dito e ha cominciato a parlare in lingue. Ho detto, Dio che vuole da me? Dio mi ha parlato la prima volta quando io avevo 15 anni. Ero nel salotto, nel divano di casa dei miei genitori e non capivo neanche cosa fosse successo, pastore. Ma mi ricordo una cosa, le sue parole furono, seguimi e io ti mostrerò la mia gloria. Non ho capito, avevo solo 15 anni, tutto volevo fare tranne che avere un microfono tra le mani e predicare. Ti ricordi pastore? Pastore, cosa posso fare? Sapete cosa ha fatto lui? Ha dato le chiavi della chiesa e io già mi sentivo importante. C'è da svuotare i cestini dei bagni. Amen. Grazie a Dio. Ti ricordi? Amen. C'è da svuotare i cestini dei bagni. E allora qual è il problema? Sapete cosa dico alla chiesa a Lucca? Quando Dio ci darà la grazia di avere il primo locale nella città di Lucca, voglio essere il primo a fare le pulizie. Perché non c'è cosa più bella servire Dio. Ma facendo le pulizie stai servendo Dio? Sì. Non disprezzare il giorno delle piccole cose.
quando il pastore ti chiede di fare qualcosa, falla al meglio delle tue forze. Dobbiamo stare in piedi. Porrò la salvezza in Sion e farò vedere la mia gloria ad Israele. Sion rappresenta la casa di Dio. Sion rappresenta la presenza di Dio. E se tu vuoi vedere la salvezza di Dio, hai bisogno di essere nella sua presenza. Alleluia. A volte quando mi trovo ad entrare nella stanza di preghiera, mi sento appesantito, mi sento triste, mi sento scoraggiato. Sapete, qui sono a casa, mi sento a casa, mi sento in famiglia. Ma ci sono giorni quando il sole non splende, e non parlo solo dal punto di vista fisico, quando ti senti solo. E sai, fratello Franco, la solitudine è una brutta bestia. E quando entri nella stanza di preghiera, sconfitto, ferito, a volte ti senti abbandonato, basta solo alzare lo sguardo e dire Gesù, e lui è là. Amen. Non è sempre tutto rose e fiori, ci sono le salite, ci sono le discese, ci sono le pianure. Ma la cosa più bella è avere la certezza che Dio è con te. Esci dalla stanza di preghiera che il problema è ancora lì, non è stato risolto, ma la differenza è sapere che Dio è lo stesso, che Dio è là, Lui è il vero Dio e non cambia mai. Giosuè, io ti darò tutto il terreno dove tu poggerai il tuo piede, e tu, ma non sgomentarti, non arrabbiarti, non guardare né a destra né a sinistra, ma vai dritto. Mio più grande desiderio è vedere il risveglio. Mio più grande desiderio è vedere il risveglio in Toscana. Ma questa chiesa per me ha un posto particolare nel mio cuore, sorella. L'ho visto e so che Dio ce lo darà. E stasera vorrei dire ad ognuno di noi: guarda Gesù. Abbi la certezza che Dio è. Non essere di divisione, ma fai del tuo meglio per essere l'anello di unione. E il Signore benedirà, ti benedirà a Sion. Alleluia. Dio non ha ancora finito di benedire questa chiesa. Sono più che certo che ancora molte andranno da altre parti da questa chiesa.
Sono più che certo che verranno tanti altri per essere salvati in questa chiesa. Alleluia. Dio me lo ha fatto vedere. Il pastore predicava e in fondo a quella stanza c'erano 7 vasche battesimali. L'unico rammarico era che eravamo ancora qui, in questo locale. Dio sa ogni cosa e Lui fa ogni cosa bene. Il pastore predicava e in fondo a quella stanza c'era come una luce meravigliosa che veniva dall'ultima stanza, e 7 vasche battesimali, e nel frattempo che il pastore predicava, fratelli battezzava uno dietro l'altro, e c'era una lunga fila di persone che si facevano aggomitate per entrare, per essere battezzati. Non so come, ma con la mia mente riuscivo a vedere lungo il cortile fin su al viale Africa, ed era stracolmo di gente. Betel, credi in Dio fermamente, non avere alcun dubbio. Lo so, forse qualcuno non riesce a capire cosa stia succedendo nella propria vita. Smetti di chiederti il perché. Servi il Signore e fallo al tuo meglio, e il Signore ti benedirà. Il Signore è con te. Il Signore è con te.